Radio Cusano TV Italia. Benvenuti da Belen Alarcón a questa nuova puntata di 264 Zoom, la nostra rubrica di attualità qui sul canale 264 del digitale terrestre. Parliamo oggi del continente africano, dell'effetto della pandemia di coronavirus nel continente africano. Ricordiamo che lo scorso 25 maggio si è celebrata la giornata mondiale dell'Africa, una giornata che simboleggia l'Unione Africana, ricordando questa data, il 25 maggio 1963, quando si è creata proprio l'Organizzazione dell'Unità Africana. Una giornata che serve per festeggiare, per celebrare la cultura e anche la storia del continente africano, ma anche per riflettere sulle attuali sfide nel continente africano. Tra queste sfide, come in tutto il mondo, c'è in questo momento anche la pandemia di coronavirus. Ricordiamo, il coronavirus è arrivato ormai a tutti i paesi africani e ci sono ormai oltre 111.000 casi in tutta l'Africa. Vogliamo proprio analizzare l'impatto della pandemia di coronavirus in Africa e per questo abbiamo un ospite in collegamento Skype, Francesco Petrelli, consulente politico di Oxfam Italia su Finanza per lo Sviluppo, a cui diamo subito il benvenuto. Eccoci e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, partiamo dalla prima domanda e parliamo di questo rapporto che ha pubblicato Oxfam durante questa giornata mondiale dell'Africa, un rapporto intitolato Tutto l'aiuto necessario. Una fotografia sulle conseguenze sanitarie, anche umanitarie ed economiche della pandemia in Africa. Cosa ci mostra questo scatto? Sì, noi abbiamo presentato ieri, che era il giorno, l'Africa Day, questo rapporto per porre, come dire, le questioni dell'Africa, che evidentemente non sono solo crisi e problemi, però in questo momento c'è un grande elemento problematico che è aggravato dai rischi del coronavirus. Io il dato di 111.000 con i poco più di 3.000 morti potrebbe farci trarre un sospiro, anzi ci fa trarre un sospiro di sollievo rispetto al numero dei contagiati e dei morti che abbiamo avuto nei paesi industrializzati, in Europa, negli Stati Uniti. In realtà questi sono numeri ufficiali, ovviamente, ed è bene che sia così, speriamo che sia così, però noi ci siamo concentrati soprattutto su quello che produce il coronavirus rispetto a quella che abbiamo chiamato la seconda infezione, cioè l'aggravamento dovuto al lockdown. Per esempio, 2/3 dei paesi africani hanno vissuto come noi molte settimane, in alcuni casi un paio di mesi, di chiusura totale, di fermo di tutte le attività economiche. Quello che potrebbe produrre in termini di impatti economici e sociali su una struttura economica già fragile. Do un paio di dati, perché la crisi c'è da contrastare, una crisi ovviamente sul versante sanitario, in termini preventivi, prima che aumentino questi dati o evitando che ci sia il rischio dell'aumento, e dall'altro dato gli effetti economici e sociali. Per la prima volta da 28 anni il continente africano, il PIL del continente africano a livello globale non crescerà. Dal 1992 è cresciuto da una media fra il 3 e il 5%. Le stime di qualche settimana fa prevedono per la prima volta, appunto da molti anni a questa parte, un meno 2%. La situazione che vede oggi, per esempio, che metà della popolazione africana non può neanche avere accesso a quella forma semplice di contrasto, ma importante, dell'epidemia, che è lavarsi le mani con acqua e sapone. C'è un problema di acqua, di accesso, di igiene e sanità generale, che è molto complicato, anche di acqua pulita che serve per bere, serve ovviamente per quei principi di igiene fondamentali che servono anche di contrasto sanitario, sono la base, la prima cosa. Il rischio è che poi ci siano
A livello globale 500 milioni di persone ricacciate in povertà estrema, molte di queste sono nel continente africano, e che quindi si perdano anche quelle acquisizioni, quelle conquiste positive degli ultimi 30 anni. Quindi bisogna fare un intervento, noi proponiamo anche alcune azioni specifiche, a breve per contrastare l'azione sull'emergenza sanitaria e nel breve medio, diciamo così, nel intervenire per mitigare gli effetti economici e sociali, producendo anche alcuni cambiamenti strutturali, ma di questo eventualmente dirò dopo. Sì, allora, infatti, secondo questo che lei stava dicendo, nel vostro rapporto si parla anche della necessità di un pacchetto di stimolo economico da parte dei paesi ricchi proprio per aiutare le economie e anche i sistemi sanitari dei paesi più poveri, tra questi anche i paesi africani. Quale dovrebbe essere nel merito quindi questo contributo internazionale? Mi sente? Sì, non perfettamente. Non mi ha sentito la mia domanda, dottore? Sì, la domanda sì e provo a rispondere. Ok. Allora, noi proponiamo alcune cose perché dalla crisi possono venire, come noto, anche opportunità, però bisogna intervenire decisamente e tempestivamente. La prima cosa che si deve fare rispetto all'emergenza sanitaria. Immaginiamo, anche qui do alcune cifre perché possono dare l'idea. Noi abbiamo un medico ogni 89 abitanti in Europa. In Africa c'è un medico. Mi sentite? Purtroppo non riesco a sentire Noi la nulla. sentiamo perfettamente, dottor Petrelli, quindi vada avanti Allora. pure. Allora riprendo. Stavo dicendo, il rapporto fra medici e infermieri è enormemente più basso. In Africa si spendono mediamente 40 euro per la spesa sanitaria nei paesi industrializzati 2900. Il rapporto medici-infermieri è di 50-70, dipende dai paesi, ad uno. C'è un problema appunto di strutture anche di base di primo intervento che mancano. Allora bisogna fare alcune cose puntando sui sistemi, rafforzando i sistemi territoriali basati sulla sanità pubblica, che è la prima risposta. Bisogna poi cercare però di fare questo attraverso, come dire, degli interventi che siano mirati e che abbiano degli obiettivi. Il primo di questi, come dicevo, è garantire acqua e igiene per tutti in modo diffuso attraverso campagne di informazione. Da un lato, sulle tre o quattro cose che bisogna fare per difendersi, ma anche che poi forniscano, ripeto, l'acqua, il sapone, quello che viene chiamato in gergo il wash, diciamo, di prima igiene. La seconda cosa importante è che bisogna progressivamente assumere un numero stimato dallo stesso OMS di 10 milioni di medici e infermieri, in un paio di anni. Per riuscire a dare una risposta a queste e alle altre pandemie. Quindi questo è assolutamente importante. Bisogna garantire l'accesso alla sanità di base a tutta la popolazione e soprattutto l'accesso ai test diagnostici e ai vaccini. Ora, per fare questo, ovviamente bisogna fare anche qui un salto di qualità. Non è facile dirlo, in cui la recessione colpisce tutto il mondo e anche i nostri paesi. Però Certo. noi abbiamo da anni 150 miliardi di dollari che è l'aiuto pubblico allo sviluppo globale, fermo da alcuni anni attorno a questa cifra. Bisognerebbe, e questo sarebbe necessario per fare questo piano di intervento, intanto sull'emergenza sanitaria a breve, riuscire che la comunità internazionale, ma anche le istituzioni finanziarie internazionali, la banca, il Fondo Monetario, i governi industrializzati dell'OCSE, che sono riuniti del Comitato Sviluppo dell'OCSE dei paesi ricchi dei paesi industrializzati, riuscire a mettere questi 150, almeno progressivamente, ma in tempi medio-brevi, altri 300 miliardi di dollari. Tenete presente che 300 miliardi di dollari è il 6% del complesso delle decisioni prese per contrastare la pandemia a livello globale. 300 miliardi di dollari è equivalente alla ricchezza netta delle persone, dei tre più ricchi del mondo. Può sembrare molto, ovviamente,
In realtà è una cifra ragionevole se ci fosse il concorso di istituzioni e paesi per evitare cosa? E poi qui c'è un discorso che va al di là del principio della solidarietà o dei principi morali a cui noi aderiamo, è quello della convenienza e dell'interesse. Ha detto bene il segretario generale Gutierrez qualche settimana fa. Tutti gli investimenti che stiamo facendo nella ricerca dei vaccini, perché la soluzione per tutti sarà il vaccino, rischiano di essere vanificati se scoppiano nuovi focolai che possono da sud rapidamente, come abbiamo visto sull'asse Cina, Europa, Stati Uniti, tornare da noi e lì si avrebbero degli impatti e sanitari, e in Italia abbiamo visto che prezzo abbiamo pagato, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, ma soprattutto economici e sociali, c'è cioè un altro chiusura, un altro blocco economico. Quindi in realtà ci sono ragioni morali, principi di saggezza politica, ma anche l'elemento dell'interesse che ci dovrebbe far prendere questo tipo di provvedimenti. Ecco, noi diamo per scontato molte cose, concludo. Ci sono dei dati, la Repubblica Centrafricana con 11 milioni di abitanti ha poche unità di terapia intensiva e noi sappiamo che la pandemia crescesse, cosa vuol dire avere o non avere la terapia intensiva. Ecco, Certo. bisogna fare queste cose cercando di rafforzare la sanità di base, almeno l'accesso alle cure di base, perché questo è anche nel nostro interesse, oltre che in principi di buonsenso e di lungimiranza politica e morale in cui crediamo. Assolutamente sì. Lei ha citato le parole del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, e noi avevamo preparato anche una parte di questo appello internazionale che ha lanciato proprio in questo Africa Day che vogliamo sentire insieme, quindi vediamo questo breve video. As COVID-19 spreads across the continent, Africa has responded swiftly to the pandemic, and as of now, reported cases are lower than feared. Even so, much hangs in the balance. In recent years, Africans have done much to advance the well-being of the continent's people. Economic growth has been strong, the digital revolution has taken hold, a free trade area has been agreed. But the pandemic threatens African progress. It will aggravate long-standing inequalities and heighten hunger, malnutrition, and vulnerability to disease. Already, demand for Africa's commodities, tourism, and remittances are declining. The opening of the trade zone has been pushed back, and millions could be pushed into extreme poverty. The virus has taken more than 2,500 African lives. Vigilance and preparedness are critical. I commend what African countries have done already together with the African Union. Most have moved rapidly to deepen regional coordination, deploy health workers, and enforce quarantines, lockdowns, and border closures. They're also drawing on the experience of HIV/AIDS and Ebola to debunk rumors and overcome mistrust of governments, security forces, and health workers. I express my total solidarity with the people and governments of Africa in tackling COVID-19. United Nations agencies, country teams, peacekeeping operations, and humanitarian workers are providing support. UN solidarity flights have delivered millions of test kits, respirators, and other supplies, reaching almost the entire continent. The policy brief we are issuing today highlights a spectrum of urgent challenges. We are calling for international action to strengthen Africa's health systems, maintain food supplies, avoid the financial crisis, support education, protect jobs, keep households and businesses afloat, and cushion the continent against lost income and export earnings. Ecco, parole molto importanti su quanto bisogna fare in questo momento nel continente africano e vorrei anche riflettere su un'altra questione sempre vincolata alla pandemia di coronavirus, perché come lei ha detto all'inizio dell'intervista, ancora, e se facciamo il confronto con le altre parti del mondo, l'Europa stessa, gli Stati Uniti, i casi in Africa non sono tantissimi, ma vedendo la situazione del sistema sanitario, questa ratio di dottori per abitanti molto più bassa rispetto a quella europea, anche che lei commentava, o anche la mancanza di attrezzature o di ventilatori polmonari. Ecco, come potrebbe essere la situazione se la pandemia, se ci sono molti più contagi a causa del coronavirus in Africa, insomma? Bisogna evitare allarmismi,
ma bisogna agire per consolidare la speranza. Il segretario Guterres diceva molto bene, è tutto appeso a un filo. Finora ci sono pochi contagi e ancora un numero limitato di morti. Allora, io dicevo, 300 miliardi servono di dollari, 159 sarebbero necessari per fare tutte quelle cose che possono contrastare la pandemia. C'è un problema però, che c'è il secondo virus, il virus della disuguaglianza, che ripeto, l'Africa è cresciuta, l'Africa ha fatto anche se positiva e innovativa dal punto di vista economico, ma questo, come dire, è appeso i progressi. Nonostante le difficoltà, le crisi, ha prodotto in questi anni. Questo è il senso dell'appello del pacchetto di stimolo economico globale, perché bisogna intervenire, come dire, su più fronti. L'aiuto, anche qui, non dobbiamo produrre quel fenomeno di distorsione, perché adesso c'è solo l'emergenza sanitaria. Certo, l'emergenza sanitaria è la prima cosa, ma non dobbiamo togliere risorse, ai programmi di contrasto fame, dell'insicurezza alimentare, dei servizi essenziali, del ruolo delle donne, che è essenziale per l'economia, essenziale proprio perché sono animatrici di comunità e famiglia, dal punto di vista sanitario, dei buoni comportamenti, dell'igiene, della qualità interna dei comportamenti corretti delle comunità. Allora, bisogna evitare il fenomeno della corsa a portare gli stessi soldi da tanti programmi sui servizi essenziali, acqua, salute, istruzione, tutta la sanità. Bisogna aumentare queste risorse, bisogna darsi ovviamente delle priorità, però bisogna fare questo. L'altra questione che mi pare assolutamente rilevante, 2 miliardi di persone nel mondo e molte centinaia di milioni, e poi sono le stesse 800 milioni che lavorano negli slums, nelle periferie, che non possono avere l'opportunità di rispettare il distanziamento, che insieme alla polizia e all'igiene sono le due cose per contrastare il virus, da un giorno all'altro, lavorando nell'economia informale, hanno perso qualsiasi fonte di reddito. Qui c'è un problema di tutele sociali immediate. L'ultima cosa che è importante è che qui c'è una responsabilità globale delle istituzioni internazionali, dei grandi paesi, delle istituzioni economiche, e il tema del debito. Allora, il Ghana non è un paese poverissimo, è un paese a medio reddito in Africa, che è cresciuto del 9% il PIL, quindi è un campione di crescita. Bene, il Ghana, come dire, il dato del Ghana è che spende per il servizio del debito, cioè gli interessi sul debito, 11 volte di quello che spende nel bilancio pubblico per le spese della sanità. Cioè il fardello del debito. E una crisi del debito, che attenzione già c'era prima della crisi Covid, rischia di diventare un fardello che schiaccia letteralmente le economie, le opportunità di ripresa, perché il contadino africano è che se non moriamo per la pandemia, per il Covid, rischiamo di morire di fame letteralmente dopo molte settimane di blocco economico. La comunità internazionale deve intervenire. Noi di Oxfam abbiamo lanciato questo appello con il rapporto Tutto l'aiuto necessario, che si può trovare sul sito di Oxfam Italia. Crediamo che bisogna aprire un dibattito serio che riguarda i paesi industrializzati, che riguarda anche la responsabilità dei governi africani, per fare nel breve e nel medio un pacchetto, una manovra, diremmo noi in Italia, integrale, diremmo noi per le nostre economie. Ecco, pensiamo ai paesi in via di sviluppo e all'Africa, che c'è necessità di fare una manovra a breve e a medio termine che incida e cambi strutturalmente alcuni dati che permettono non solo la continuazione della crescita, ma anche dello sviluppo umano sostenibile, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che sono nell'agenda dei governi africani più saggi e di alcuni dei leader africani più saggi, che sono emersi in questi ultimi anni. Speriamo che così sia, che le conseguenze stiamo vedendo di questo coronavirus anche nei nostri paesi, dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo, sono molto pesanti. Anche succede in un'altra dimensione questo nei paesi africani.
africani. Vorrei chiudere il nostro collegamento, questa intervista, ricordando anche le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, proprio in occasione di questo Africa Day. Ha detto: solo un multilateralismo efficace permetterà alla comunità internazionale di definire nel segno di una concreta solidarietà una risposta congiunta alle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia. Quindi un po' in linea di quello che abbiamo parlato durante questa intervista. Noi ringraziamo dal suo tempo al nostro ospite, ricordiamo Francesco Petrelli, consulente politico di Oxfam Italia. Grazie del suo tempo. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie. E noi ringraziamo anche tutti i nostri telespettatori che ci seguono qui sul canale 264. Vi diamo appuntamento a una nuova puntata di 264 Zoom, nel mentre ricordiamo che potete seguire tutti i nostri contenuti e approfondimenti sul nostro canale YouTube. L'informazione continua qui sul 264. Grazie mille e buon proseguimento.